Qualche sera fa ci siamo accorti di questo ragazzo che dormiva sotto una pensilina degli autobus nella centrale Piazza Kennedy ad Avellino. Non aveva con sé nemmeno una coperta, ma era disteso su dei cartoni, quasi mimetizzandosi con l'asfalto, tra l'indifferenza dei passanti. Preoccupati per la sua condizione e per il primo freddo di fine estate, gli abbiamo chiesto se avesse bisogno di aiuto. In soccorso arrivano anche i titolari della pizzeria di fronte, che rifocillano il ragazzo con un buon pezzo di pizza e una bottiglietta d'acqua. Svegliare la pizza fa rinascere. Buona. Gli spieghiamo che siamo giornalisti e che vogliamo dargli una mano, e così lui accetta il nostro aiuto. Parla poco italiano, ma ci dice di chiamarsi Abdullah, di venire dal Sudan, e che il mattino seguente un suo amico sarebbe venuto a prenderlo. Allora chiamiamo Don Vitaliano della Sala, vice direttore della Caritas di Avellino, che riesce con tempestività a trovare un tetto per Abdullah. Ci incamminiamo insieme verso la mensa dormitorio Don Tonino Bello, dove hanno preparato per lui un letto in una zona isolata della struttura, per rispettare le normative anti-Covid. Lui è Paolo. A tu? Paolo. Tolo. Paolo. Paolo, sì. Paolo. Un amico a casa. Ah! Amico a casa. Ma io non ho casa. Durante il percorso, Abdullah ci racconta di vivere da circa 3 anni in Italia e di aver lasciato nel suo paese, dove lavorava come giardiniere, sua moglie e i suoi 3 figli. Il nome è Halima. Halima? Wait Mabruka. Wait Ibrahim. Ci racconta anche che la prima volta che viene ad Avellino, mentre la sera prima ha dormito a Bisaccia, in Alta Irpinia. Dormire è lei a Bisaccia. A Bisaccia. A Bisaccia. Una volta arrivati a casa, così come lui la chiama spesso durante il tragitto. Casa. Ci salutiamo. Ciao Abdullah. Ciao. Ok. E ci scambiamo i numeri, così da poterci avvisare in caso di difficoltà. La mattina successiva ci sinceriamo delle sue condizioni e di come ha passato la notte. Lo troviamo proprio nei pressi della mensa in compagnia del suo amico, diretti verso un borgo irpino dove hanno una sistemazione sicura. Noi non sappiamo se tutto quello che ci ha raccontato Abdullah sia vero, ma crediamo che in quella situazione di urgenza la priorità fosse un'altra: non voltarsi dall'altra parte e soprattutto toglierlo dalla strada. Una strada che ora, speriamo, sia in discesa. Buona vita, amico. Ringraziamo la Caritas nella figura di Don Vitaliano, l'operatore di accoglienza e i proprietari della pizzeria per la disponibilità e la generosità dimostrate.